We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Buone feste! Deck the halls with boughs of holly. La 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 la. Ciao a tutti, dopo aver fatto Babbo Natale, questa volta voglio fare il set della renna. Quindi ho ritagliato un pezzo di stoffa un po' più largo della tavoletta del mio water. Poi vado a fare una piega tutto intorno di più o meno un centimetro, due centimetri e la fisso con gli spilli. E poi vado a cucire con la macchina da cucire. Nella parte di sotto bisognerebbe anche fare la piega e la cucitura, solo che io ho questo tessuto che non si sfilaccia, allora non la faccio. Ma voi, se avete un tessuto che si sfilaccia, dovete farla. Dopo vado a prendere un elastico un po' più piccolo della circonferenza della mia sagoma, attacco una spilla e con molta pazienza devo andare a passare la spilla con l'elastico all'interno della cucitura appena fatta. Stando attenta a non far entrare anche l'altro pezzo di elastico. Una volta che è uscito, vado a fare un doppio nodo in modo da fissarlo e poi taglio l'eccesso di elastico. Ho ritagliato poi due striscioline nere, due ovali neri, due ovali bianchi, due cerchietti piccolini neri e un cerchio un po' più grande rosso. Ora prendo ago e filo e vado a fare una semplice cucitura intorno al cerchio. Metto dell'ovatta all'interno. Tiro il filo e chiudo l'apertura con una semplice cucitura. Ora trasferiamoci in bagno e dopo aver messo il coprivater vado a posizionare un po' come voglio che stiano tutte le mie sagome e poi vado ad incollare ogni pezzo con la colla a caldo. Se non avete visto la versione di Babbo Natale, vi lascio il link giù in descrizione e anche il video cliccabile a fine di questo video. Vedendolo così sembra che manca qualcosa, allora ho aggiunto una boccuccia. Ed ecco qui il coprivater pronto. Nel prossimo video vedrete o il tappeto o il copri cassetta dello scarico, non so ancora bene quale caricherò domani. E il tutorial è finito e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!